DAMS facciamo tutti gli anni questo programma di incontri e tutti gli anni abbiamo il nostro incontro con Umberto Orsini che quest'anno è particolarmente ricco perché è un po' un doppio incontro. Parliamo, chiederemo cose sullo spettacolo che è in scena in questo momento a Gobetti, la prima è stata ieri, il nipote di Wittgenstein, credo che immagino che molti fra voi l'abbiano già visto, ma parliamo anche di questo bellissimo libro che si chiama Sold Out, è l'autobiografia appunto uscita di recente da per gli editori La Terza a cura di Paolo Di Paolo. E io ho una passione per le memorie d'attore e d'attrice e quindi ero molto incuriosita di come avrebbe ricomposto i fili di questa memoria. Devo dire, è una delle autobiografie più belle, mi ha convinto moltissimo e quindi vi consiglio la lettura, è molto intelligente come progetto. Se Umberto è d'accordo, io partirei proprio dall'autobiografia e magari chiudiamo poi con, noi abbiamo la nostra, al solito, 50 minuti insomma di conversazione libera, poi mi fate un segno, chi desidera intervenire può farlo. Se è d'accordo possiamo magari partire proprio dal racconto dell'autobiografia, che ha un titolo molto particolare. Che poi ci facciamo raccontare il senso di questa scelta. È un'autobiografia che mi ha colpito molto perché comincia in maniera molto sottile, con una caduta, non una caduta metaforica, un insuccesso in questa carriera così lunga di grandissimi successi, ma una caduta reale dal palcoscenico del Piccolo Teatro. Nel corso di una replica di una bellissima edizione del Gioco delle Parti che è venuta anche a Torino un paio di anni fa o tre, ed è un inizio folgorante perché ci fa percepire davvero il pericolo, il senso della sua corporeità. Immediatamente scatta un'allerta nel pubblico, nel lettore pubblico, e attraverso questo racconto della sua corporeità, il corpo di Orsini è molto presente in questo testo, entriamo in questo quadro di ricomposizione di memorie che secondo me con grande intelligenza lavora sul doppio registro del passato, che è un passato enorme, perché facciamo prima dire in quali esperienze teatrali non è stato presente Umberto Orsini, ma è un passato sempre messo in relazione con l'oggi. Questo è molto stimolante per noi perché l'oggi e i problemi di oggi, in particolare di uno spettacolo che stava preparando nel momento in cui scriveva il libro. Dunque è sempre un'interrogazione del passato ma in funzione del presente, e l'ho trovato davvero un libro di grande anche, mi verrebbe da dire, utilità, perché diversamente da altri suoi colleghi che insomma hanno altre forme della scrittura, insomma non per credo reticenza, ma Orsini è fra i pochi che ha capito una cosa fondamentale, cioè l'importanza della trasmissione anche dei saperi, delle tecniche, dei problemi di ordine linguistico. E questo non è una cosa tanto facile da in cui imbattersi nelle autobiografie, che magari concedono di più appunto al racconto biografico, dimenticando poi invece questa parte così importante della storia degli attori. Però io adesso basta, perché sennò scusate, sono stata presa talmente appassionante. Grazie, tanto buonasera, sono lungigato che si è piaciuto questo libro, perché in realtà piace anche a me. Nel senso, non l'avrei mai fatto, non l'avrei mai scritto se non fossi stato convinto del progetto che avevo in mente quando l'editore La Terza mi ha chiesto di scrivere un libro di memoria di cui non avevo assolutamente intenzione di fare, perché in realtà non reputavo che le mie memorie o i
miei racconti, le mie storie potessero interessare il pubblico, se non in una certa maniera. L'editore La Terza, dopo una cena che avevamo fatto, dopo uno spettacolo a Bari, cui ero stato invitato poi una cena da lui, mi aveva telefonato alcuni giorni dopo e mi ha detto: ma senti, posso chiederti una cosa, come mai non hai mai scritto un libro di memoria, perché non hai mai voluto scriverlo, ma tante tue storie in realtà che ieri sera a tavola ci hai raccontato, ci hai intrattenuto, io sono abbastanza un buon affabulatore dopo cena, dopo lo spettacolo, quando mi lascio andare, ma sono storie che vale la pena di essere ricordate, perlomeno dagli amici o dalle persone, ma sai, in realtà poi gli amici poi queste storie le hanno già sentite tante volte, tanto che tante volte mi trattengo proprio a raccontare a loro delle cose perché non mi ricordo se le ho già raccontate, d'altronde sono quelle 20-30 cose che vale la pena di ricordare, che magari degli amici le ho già raccontate, magari le ascolto 2-3 volte. Mi ricordo che con Lavia, quando facevamo i bastonadieri di sci per tantissimi anni fa, quando stavamo sempre a cena insieme, forse mi avevo paura che lo sia lì, no? Ci eravamo dati un segnale. Quando una stessa storia, io o voi, la raccontiamo più di 5 volte, facciamoci un segnale, come dire 5, quindi ovviamente la quinta volta che la dici, la racconti, la cosa eccetera, no? Poi avvenne un fatto molto semplice, voglio dire, semplice anche abbastanza drammatico, racconto l'inizio del libro, che durante il gioco delle pari di Pirandello, appunto come ricordato, al Piccolo di Milano, al Teatro Strehler, era venuto dopo un camerino, l'ultima recita, era venuto il direttore di sala e mi ha detto in milanese: «Uè, ci vuole Siri, in cui come tutto esaurì, sold out, come il sold out, abbiamo detto, sedie aggiunte, fila al botteghino», che è la cosa veramente più straordinaria per un attore. L'idea che qualcuno si muova per andarlo a vedere, per andare a vedere uno spettacolo dove lui è il protagonista, cosa che io sempre dubito, sempre questa cosa che non, sempre, ma non per finta modestia, perché uno si deve a casa affrettare, prendere la macchina, il tram, cosa per venirmi a vedere, mi sembra sempre in qualche modo un miracolo. Questa cosa mi aveva abbastanza così rinvigorito in qualche modo, che mi ha permesso poi in un incidente in scena mentre arretravo con la sedia a rotelle dove fingevo di essere paralizzato, poi dovevo entrare nello spettacolo, ma dovevo farlo al buio quando si apriva il sipario per andare oltre il sipario, ma siccome non avevamo fatto un segno per terra in cui dovevo guardare, perché andavo di spalle, il pubblico era là, non ho visto questo segnale luminoso e mi sono sedetto a cadere in platea. Il Piccolo Teatro di Milano, insomma, la platea è più o meno il palco alto così, ma grazie a Dio non c'è la fila sotto, ovviamente avrei preso. E oddio, invece di morire in palcoscenico, come tutti gli attori sognano di morire sotto il palcoscenico. E allora già quella ha preso forza di dire, e mi sono subito, perché stavo con la carrozzina, e subito mi sono sentito un male al braccio sinistro, e mi sono passati molti pensieri per la testa in quei pochi secondi, come pare che succeda sempre in punto di morte, ma nessuno può raccontarlo, se è entrato in punto di morte e poi è morto non lo può raccontare, ma insomma io in qualche modo mi sembra di aver sperato la morte, avere tanti pensieri, uno dei quali era quello, meno male, braccio sinistro, posso ancora giocare a tennis, e ho il mio ragazzo, cui voglio molto bene, figlio di miei amici, che aveva allora 14 anni, e dicevo, e se non lo batto quest'anno, cioè se mi batterà l'anno prossimo, per cui ho ancora l'estate davanti per batterlo. Tanti pensieri di questo tipo. E gli altri pensieri mi era venuto anche in mente che un editore, appunto La Terza, mi aveva chiesto poco tempo prima di raccontare delle mie storie. E in quel momento, avendo sfiorato in qualche modo la morte, adesso esagero, ma in qualche modo dissi, ma forse valeva la pena di raccontarle queste storie. In quel momento gli altri non si erano accorti che ero caduto, perché non era previsto che mi si vedesse, ma io vedevo loro che andavano avanti e dopo un po' sarebbe toccato a me. Allora ho detto a un signore della prima fila che si era accorto che ero caduto, ho detto, ma aiuta a salire. E mi fa, maestro, credevo facesse parte dello spettacolo.
già, scusa. Grazie. E quanto sia bizzarra questa messa in scena del gioco delle parti, non credo che il primo attore si suicidi per fare. L'ha spinto, sono salito sul palco e ho continuato questo gioco delle parti con un braccio solo, però tenevo fermo l'altro e poi l'altro è stato offeso per circa 2 o 3 mesi, per cui ho fatto tutti i movimenti, nessuno capiva perché io quella sera bizzarramente facessi tutto con la destra, non mi avevano visto cadere, nessuno mi aveva visto cadere, per cui ho continuato tutto lo spettacolo con la mano a destra che era libera, spostavo le sedie, indicavo, tanto così, dicevo bizzarro stasera, chissà per cosa gli è venuto in mente, in genere sono molto preciso quando faccio le recite, insomma mi limito a... E allora ho costruito questo libro è costruito in qualche modo insieme a Paolo Di Paolo, che in realtà non la postfazione non ha messo mano alla scrittura, perché la scrittura in realtà è esattamente la mia voce, è un libro che in qualche modo mi sono scritto come se lo leggessi, in qualche modo, cioè mi sono scritto, bisogna essere preciso, come quando io faccio uno spettacolo, vedo, doso, so, taglio, io sono abituato alla parola, per cui non è sorprendente in qualche modo che un attore scriva un libro, perché la parola è il mio pane quotidiano, io vivo di parole in palcoscenico la sera, vivo esattamente di parole prima di cominciare a lavorare uno spettacolo, traduco spesso, taglio, sistemo, intervengo molto sulla drammaturgia teatrale, per cui costruisco anche in quel tempo di 2 ore di uno spettacolo, 1 ora e 15, 1 ora e 30, costruisco anche in qualche modo i ritmi dentro nello spettacolo, ce l'ho in mente, per cui il libro l'ho scritto anche pensando a come uno lo legge, con i momenti di distensione, con momenti rapidi, con momenti curiosi, insomma ho alternato e giustamente mentre lo scrivevo, siccome mi sono dato 2 mesi di tempo per scriverlo, avevo 8 lunedì liberi dei riposi, sapete gli attori in genere fanno i riposi lunedì, in questi 8 giorni ho scritto il libro più o meno, ma avevo già scritto alcune cose prima. E nel racconto parziale, devo dire, della mia vita, perché è veramente molto, molto larga di episodi e di incontri e di spettacoli e di cose anche da ricordare, ne ho selezionati alcuni soltanto, non ho toccato il capitolo femminile che mi avevano detto di toccare, la mia vita privata l'ho lasciata abbastanza fuori, abbastanza, tranne 2 o 3 momenti abbastanza significativi, messi dentro, quindi c'è il Cotè novella 2000 anche, in qualche modo non fa male, e poi c'è il Cotè anche teatrale, che era lo spettacolo che stavo in quel momento provando con un giovane regista, Alessandro Serra, uno spettacolo che il costruttore Solnes di Ibsen, che verrà qui a Torino al Carignano, seconda parte di stagione, spettacolo molto bello al quale io sono molto legato, perché è uno spettacolo prodotto da me, uno sforzo immane per una compagnia privata come la mia, e c'è un diario proprio di approccio a questo spettacolo, che in realtà nel momento in cui ho finito il libro non avevo ancora idea di come andasse lo spettacolo, cioè l'ho finito a 10 giorni prima dell'andata in scena. Mi piaceva questo fatto di non sapere, altrimenti non c'era ragione di raccontare uno spettacolo del quale sapevo già l'esito. In realtà il momento più stimolante della vita dell'attore è quando ancora non sai che cosa accadrà, quando ancora non si è aperto il sipario e non hai ancora verificato la reazione del pubblico, il gradimento, lo scontento, te stesso magari, che non devi ancora mettere a fuoco alcune cose, riuscirai a mettere a fuoco, non riuscirai a mettere a fuoco, gli eterni problemi di chi fa questo mestiere. E quindi è questo racconto del costruttore Solnes, dalle prime esitazioni a una specie di, non dico certezza, una speranza finale, sta dentro nel libro, ed è anche questo, l'ho fatto perché un attore, un giovane attore, un aspirante attore, qualcuno che si interessa del teatro, in realtà legge un libro di memorie di un attore che sta sulla scena da molti anni, secondo me è legittimo che trovi dentro anche qualcosa che riguarda il teatro, in qualche modo, per cui che importa un giovane attore sapere che spettacolo ha fatto, dove sono
nato, cosa era la mia infanzia, tutto quanto, mentre invece la testimonianza di una maniera di approcciarsi al lavoro teatrale, che è un mio metodo in qualche modo, metodo non codificato e nemmeno, è un mio metodo in qualche modo, è un mio metodo personale, che può essere un'esperienza utile per un attore che legge un libro, e uno che vuole, appassionato di teatro, che legge un libro, quindi non deludo la curiosità anche teatrale, oltre che quella umana, ecco, in qualche modo. Questo è il mio coso. Si chiama Sold Out, appunto, perché quel giorno, proprio il sold out, l'idea che lo spettacolo era sold out, cioè era esaurito, mi ha dato la forza di ritornare sul palcoscenico in qualche modo. E quindi ho sentito anche attutito il colpo della caduta. Sold out è. Sold out è, dico, non dico sia raro, cioè, sold out, cioè, è sempre sold out. L'opposto del sold out è il forno, cioè il vuoto, il vuoto proprio completo. O proprio una volta si diceva questo spettacolo non ha fatto porta addirittura, quindi non è che ci fossero pochi spettatori, non ce n'era proprio nessuno, per cui non aveva neanche aperto la porta, cioè non ha fatto porta, hanno aperto la porta, diciamo, del Gobetti, speriamo non succeda stasera, e poi l'hanno richiusa perché nessuno era venuto a presentarsi allo spettacolo. E quindi questi due, due poli tra il successo e l'insuccesso, sono, e io ne ho avuto pochi insuccessi. Ne ho avuto uno clamoroso, con una compagnia molto bella, anche di nomi molto noti, che racconto anche qui, che era una commedia che allora era un autore inglese, io ho sempre cercato di allargare il campo del pescaggio teatrale in tante drammaturgie, anche soprattutto anglosassoni, che poi è la lingua nella quale poi si scrive di più la drammaturgia, no? La maggior parte degli autori scrivono in inglese, insomma, in qualche modo, no? Da Shakespeare appunto a Alan Ayburn, che è uno degli autori teatrali più rappresentati in Inghilterra dopo Shakespeare. Ha un telefonino, però questo che non mi riguarda. E appunto in quello spettacolo si chiamava Norman Conquest, era un progetto molto ambizioso, erano tre commedie sullo stesso argomento, dove si date tre serie differenti, ma poi una sera tutto insieme, come adesso si fa, visto che la Tella fa la Valle dell'Eden di Steinberg, lo fa in due serate, quello fa tutto insieme, insomma. Allora era abbastanza insolito, erano tre commedie comiche, molto divertenti, c'era Corrado Pani, c'era Valeri, c'era Paolo Pitagora, c'era Ferruccio, c'era, ma sei persone anche molto note da un punto di vista televisivo, proprio eravamo molto, televisivamente eravamo molto noti. Io e Pani avevamo fatto i Fratelli Caramazzo, era stato un grande successo nostro, per cui in qualche modo questa popolarità doveva anche riversarsi sulla chiamata, e avevamo preso, avevo coinvolto un produttore privato che è fallito, non dopo questo, ma che era, si chiamava Franco Fontana, facevo i lunedì a Sistina, sì, e avevamo ambiziosamente fissato il Teatro Manzoni di Milano, che è un teatro da 1000 posti, per 72 giorni per fare il primo, il secondo spettacolo, il terzo spettacolo. Abbiamo messo in scena il primo, non veniva nessuno, improvvisamente, non veniva, no. E io ero molto convinto che la gente non fosse, lo spettacolo era bello anche, ma ero divertente, è stato il mio grande successo comico, purtroppo non lo sa nessuno, perché non ha visto nessuno, ma è un lato del mio essere sul palcoscenico, che ho sperimentato poche volte, ma so che in realtà, siccome ho dei tempi comici, o li capisco in qualche modo, non ho una faccia comica, ma mi trasformo in una faccia comica, mi ero trasformato per dei riccio, sembravo Kissinger, e poi avevo i pantaloni, insomma ero buffo e prendevo anche molte risate, però non veniva gente. Allora eravamo molto disperati, Pani e io, e ogni tanto passava Ferruccio De Ceresa, che era un nostro comprimario, meno noto di noi, e diceva chiamiamo, come dire, non chiamate niente proprio, non chiamate. E infatti il nostro cruccio, secondo me, era una mancanza di informazione, cioè la gente non sapeva che noi eravamo al Manzoni. Allora un giorno
andiamo, dico a Corrado, guarda, mi accompagni, devo andare in un posto, mi accompagni, prendiamo un taxi, no, prendiamo la metro, perché c'era allora la metropolitana a Milano che funzionava, parlo degli anni 70, ci prendiamo un taxi, forse meglio di no, perché non so se la paga correrà nei prossimi giorni, correrà la paga vuol dire l'impresario ci paga o no, perché non incassando niente probabilmente non ci avrebbe pagato. Prendiamo questa esperienza in metropolitana, bellissima, diciamo, metropolitana. Saliamo sulla metropolitana, io e Pani sta seduto, io sto in piedi, a un certo punto mi viene in mente e faccio, ehi, ciao, come stai? Al Manzoni? Sì, con Pani, da Valeri, da Pitagora, bellissimo, alla Naipoli, molto comico. Con chi parli? Non zitto con nessuno. Intanto però informavo con questa cosa tutto il vagone e eravamo al Manzoni. Lui era molto timido, Corrado, fingeva di essere timido, non aveva il suo cappello, così l'ho costretto a fare 20 viaggi avanti e indietro, sempre ripetendo ad ogni vagone, ehi, come stai? Bene, non sai, siamo qui, siamo al Manzoni, sì, ah, devo fino al mese prossimo, bellissimo, c'è Pani qui vicino, vedi quello con il cappello, Corrado Pani, e non osa, ma insomma, molto bravo, vieni, mi raccomando, ciao, a presto, saluta mamma. E così questa farsa, pensavo che fosse... Non è venuto nessuno, io. Probabilmente quelli che vanno a teatro non vanno in metropolitana, avevo sbagliato tardi. Il libro, come avrete capito, è anche molto divertente, è un libro davvero a più livelli, possiamo leggerlo come un a strati, perché appunto anche tutta la parte, come diceva, mondana, la parte novella 2000, ci sono dei momenti di ricordo di questa parte, sempre estremamente spiritosi, con molto senso di humor, anche tutta la questione con la grande passione con Rossella Falca, che è rievocata anche con grande tenerezza e molta simpatia. E mi ha affascinato molto, trovato molto raro, di solito non è facile che gli artisti commentino anche diciamo la loro pratica nel cinema di genere o nello spettacolo popolare, invece mi ha colpito una sua puntualizzazione, dice in realtà il cinema di genere, quello che fa di cassetta, quello che fa pubblico, ma che magari siamo nell'ambito dell'opera d'arte, è un cinema o uno spettacolo molto che richiede una grande attenzione, una grande concentrazione, un grande coraggio anche. Ci sono appunto dei punti del testo che mi hanno stupito per davvero per l'originalità del punto di vista. E poi il ricordo, la messa in sequenza, potremmo dire, delle figure che lo hanno segnato. Io ho amato molto leggere le pagine su Gianni Santuccio, perché pensavo al personaggio, no? Allora facevano insieme Servo di Scena, quindi stavo ricordando il nome del personaggio, non dell'attore. E quindi il testo ha anche queste parti di ricordo dei rapporti importanti, molto sul piano professionale, ma anche sul piano dell'ammirazione per le grandi capacità. Ecco, Santuccio è un nome che a chi ama il teatro, insomma, può davvero un nome leggendario che ce l'ha molto. Ma purtroppo il nostro mestiere o le nostre vite sono facilmente dimenticate, per cui Gianni forse, sì, in una certa età se lo ricordo, nei giovani non lo sanno, insomma Gianni Santuccio è stato uno degli attori più importanti, lavorato con non dico il pubblico, non dico certamente a te, ma dico, ha lavorato con Strehler moltissimo e insieme abbiamo fatto uno dei spettacoli più belli con la regia di Gabriele Labia, che era uno dei primi lavori che ha fatto con me Gabriele, ed era Servo di Scena appunto, poi avete visto, il film è venuto dopo, ed eravamo veramente una coppia, ed era molto bizzarro, ed era soprattutto anche nella vita privata, era un uomo molto particolare. A proposito di Gianni Santuccio,
Io questo spettacolo, facendo un balzo, questo spettacolo che faccio qui a Gobetti, che è questo nipote di Wittgenstein, che vi invito a vedere, chi non ha visto, ed è uno spettacolo estremamente bello, che è la terza volta che lo rimetto in scena, questa è dopo 10 anni, l'ultima volta l'ho fatto 10 anni fa, la prima volta l'avevo fatto circa 25 anni fa, e nasce appunto da questo romanzo Il nipote di Wittgenstein di Thomas Bernhard, ed è una messa in scena teatrale bellissima fatta da questo regista francese Patrick Guinan, di cui avevo avuto il sentore 30 anni fa e mandai in quel momento ero impegnato nell'uomo difficile di Orchestra di Ronconi, quindi non potevo, mandai un mio, io allora dirigevo il teatro Eliseo di Roma e ho diretto per 19 anni e mandai un mio collaboratore a vedere a Parigi per vedere questo spettacolo, perché sapevo che era l'ultimo giorno, l'ultima domenica, andò. Non conoscevo il francese, lo spettacolo era in francese e mi telefonò dopo lo spettacolo, dove non c'erano i telefonini ancora, mi trovo a gettoni, mi telefonò e mi disse è bellissimo, non ho capito niente ma è bellissimo. ma avevo capito che lui aveva sentito, aveva colto l'emozione che stava dietro questa cosa, fece venire il regista, pertanto avevo fatto lo stesso spettacolo, lui l'ha fatto a Parigi, poi lui l'ha fatto anche in Germania e anche in Norvegia l'ha fatto e questo spettacolo è uno spettacolo in cui Thomas Bernhard racconta di questa amicizia, di questo amico, il nipote di Wittgenstein, infatti quest'anno ho messo Storia di un'amicizia, allora non c'era, ma è il titolo originale sotto, il nipote di Wittgenstein, di questo Paul Wittgenstein che era un nipote del filosofo Ludwig Wittgenstein e che a Vienna era molto noto per le sue bizzarrie, per le sue... la sua mania delle prime teatrali, la sua mania di maniaco della musica, maniaco dell'opera, bizzarria anche nel vestire, insomma quei personaggi che magari ci sono anche a Torino, come ne ho conosciuti, ne ho visti tante volte, vuol dire che sono quelli additati che hanno un ramo di follia esibito, no? Evidente. Questo vestiva 4 volte differente nel giro di 3 ore, si trovava nel sacco, vestito completo bianco, alle 11:30 era un cessato grigio all'ambassador, 1:30 con un abito nero al Breinerhof, 1:30 di nuovo al sacco con un completo quello giallo bruciato, faceva delle cose, un personaggio bello da raccontare. Ora, quando io racconto questo personaggio, in realtà me lo immagino, cioè gli do una faccia dentro di me e questa faccia è proprio Gianni Santuccio. Gianni Santuccio in realtà era un personaggio che ho omaggiato in qualche modo anche in scena in uno spettacolo che ho fatto 3 anni fa che era Il prezzo di Miller, non so se qualcuno si ricorda, vedo che noi facciamo degli spettacoli e poi non se ne ricorda nessuno. Il prezzo di Miller era un bellissimo spettacolo in cui facevo Solomon, il venditore, che ero vestito esattamente, portavo anche un sacchettino di plastica bianco, con dentro avevo messo proprio 2 mele, una banana, proprio in omaggio proprio di Paul Wittgenstein, anche in omaggio di Gianni Santuccio, cioè quando io parlo di Paul Wittgenstein penso sempre a Gianni Santuccio come immagine. E l'ultimo pezzo che dico, pendevano dalle sue braccia smagrite, grottesco, le rettine della spesa che si era fatto riempire di frutta e di verdura e ora arrancando le portava verso casa sempre nel timore che qualcuno vedendo lo stato pietoso in cui era ridotto potesse farsi delle idee sbagliate del suo conto. Io lo osservavo e tanto mi vergognavo, sentivo infatti come una vergogna non essere alla fine, mentre il mio amico era. Alla fine. Non sono un buon carattere, semplice, non sono buono. Mi ritraevo dal mio amico come gli altri suoi amici, perché anch'io come loro volevo ritrarmi dalla morte, perché tutto in lui era ormai morte. E questa è un'immagine, veramente, la mia ultima immagine che ho visto proprio Gianni, e corrisponde esattamente a questa immagine di Paul Wittgenstein, che io dico questa battuta che ho detto, lo dico durante lo spettacolo. E questo è bello, nel senso che è una cosa che ho acquistato in qualche modo nelle varie edizioni. La prima edizione che ho fatto tanti anni fa, di questo, seguivo molto la lingua particolare di Bernhard, che è una lingua molto complessa, che bisogna in realtà, cioè io ho sempre, ho inciso,
Ho sempre detto che non occorre recitare bene, occorre recitare giusto. Allora, se io faccio un testo di Bernard, devo recitare in qualche modo, devo far capire al pubblico che quella è una lingua particolare, perché è la lingua di Bernard, è una lingua piena di volute, di involuzioni, di giri di parole che sembra che stia sempre fermo in un punto, poi invece c'è uno scatto in più, questa lingua, no? Per cui io tecnicamente proprio mi sono sforzato a far capire al pubblico che c'è un linguaggio differente. E vale la pena di vedere questo spettacolo per questo linguaggio differente, ed era fatto di molta tecnica 25 anni fa. Per cui tanti venivano e mi dicevano: bellissimo, bellissimo, difficile. Dico, cos'è difficile? Non capivo. Forse sono io che lo rendo difficile lo spettacolo, io capisco tutto quello che dico, non capisco perché il pubblico non deve capire che in realtà io vado molto veloce quando recito, perché come vado veloce quando parlo? Perché in realtà quando uno ha un pensiero, la recitazione va con la stessa velocità del pensiero. Quindi ecco perché gli attori inglesi, ad esempio, che io ammiro soprattutto, sono molto rapidi, hanno una lingua molto rapida, no? Fatta di poche sillabe, ma in realtà non è che prima di dire una cosa, madonna mia, ci tradanno, come spesso succede in Italia, spesso con gli attori italiani, oppure gli attori italiani, quelli di oggi, quelli contemporanei, che non sanno assolutamente cos'è il palcoscenico, ma vogliono fare gli attori perché vogliono fare le fiction. In realtà poi nelle fiction, quando io le ascolto, in realtà, perché io sento Mentana e non devo sentire il telegiornale, sento bene, e quando invece c'è la fiction la sento male e devo mettere no signori di una certa età, no? Saremo anche qualche volta, saremo magari diventati un po' sordi, io sono diventato un po' sordo con gli anni in qualche modo, ma però sono a un certo limite. E invece la mia rapidità portava a qualcosa. Allora dicevo, sono io. 10 anni dopo ho fatto lo spettacolo, lo stesso spettacolo, identico, tutto quanto. L'ho fatto, la gente veniva a dire: bello, commovente. Commovente non mi avevano mai detto 10 anni prima. Evidentemente avevo accumulato una tecnica di recitazione e di comunicazione in quegli anni che non avevo, perché si acquista sempre qualcosa che non si aveva, altrimenti è inutile andare avanti. Non è che si può, io non è che mi secco su quello che già so o quello che sono. La spinta mia vitale per fare il palcoscenico è di fare qualcosa che non ho fatto prima, e questo è quello che mi spinge ogni sera al senso palcoscenico. Cerco di fare qualcosa che non ho fatto prima, altrimenti non ha senso, posso starmene tranquillamente a casa ad annoiarmi probabilmente. Ora invece ho aggiunto proprio in questo spettacolo delle immagini mie, che il pubblico non lo sa, ve lo rivelo, già di Santuccio, oppure ad esempio nel momento in cui l'altro giorno mi è venuto in mente di dare corpo, perché c'è una critica bellissima, per pudore non ce l'ho, ma di Franco Cordelli, che è il critico del Corriere della Sera, che ha visto lo spettacolo 2 volte, questa non l'ha vista, non so se vedrà e cosa dirà di questa edizione, e fa tutto un lungo pezzo dicendo di come io ho fatto sentire la presenza appunto di questo amico raccontato, anche in qualche modo facendo sentire dei brandelli di voce di questo personaggio, no? Questo grottesco, buttato lì, però resta nella memoria, perché nella memoria in realtà bisogna sapere che cosa dosare come un libro, che cosa comunicare. È inutile fare tanti gesti, basta farne uno. Allora, quel gesto forse la gente se lo ricorda, tanti gesti non se li ricorda. La mia recitazione è fatta di questo. In questo caso, in questa ultima versione, che è identica formalmente alla prima di 25 anni fa, sono io che sono cambiato dentro. Non soltanto negli anni, ma nell'esperienza e anche nel pensiero in qualche modo. Per cui mi è venuto in mente proprio in qualche modo di dargli un corpo, anche se non c'è, come se fosse un fantasma. Infatti dico, a un certo punto dico, mi lascio un pezzo. Negli ultimi giorni della sua vita Paolo aveva il grande desiderio di riuscire ancora ad andare a Venezia per farsi finalmente una gran bella dormita all'hotel Gritti. Quindi era strano, ma per questo suo desiderio era mai troppo tardi.
No, con i medici i miei rapporti sono stati amichevoli, fino a quando ho avuto i soldi, diceva, poi quando i soldi finiscono quelli ti trattano a pesci in faccia, così diceva sovente. Il signor Barone veniva ficcato dagli infermieri in una gabbia, cioè in un letto, come ce n'erano una centinaia, con le sbarre da tutti i quattro lati, una specie di campionato. E in questo letto era costretto a restare finché era stroncato e dunque fatto fuori. E questo dopo diverse settimane di terapie shock, di terapie d'urto. Io avevo paura di rivedere Paolo. Ma poi il giorno è venuto. Tra l'ora del pranzo e quello delle visite, quando nel padiglione Hernan regna la quiete più assoluta, fui svegliato dalla mano di Paolo posata sul mio fronte. Lui era lì, in piedi, e mi domandò se poteva sedersi. Si mise a sedere sul mio letto e prima di tutto gli venne un furir, perché tutto a un tratto era sembrato anche lui troppo comico che noi due ci trovassimo contemporaneamente sul Wilhelminenberg. Tu nel posto che ti spetta, disse, io nel posto che mi spetta. Allora, il Wilhelminenberg è un grande ospedale di Vienna. Thomas Bernhard ha incontrato l'amico, e comincia così il racconto, mentre lui era stato operato per un tumore ai polmoni, mentre l'amico era nell'altro reparto, nel reparto però in manicomio a Steinhof, con cui si trovavano contemporaneamente su questo complesso, il Wilhelminenberg. Questo pezzo che vi ho citato, quando dico io avevo paura di vedere Paolo, ma poi il giorno è venuto, tra l'ora del pranzo e quello delle visite, quando nel padiglione Hermann, il mio, regna la quiete più assoluta, fui svegliato dalla mano di Paolo posata sul mio fronte. Lui era lì in piedi. Ecco, questo era lì in piedi, io sono seduto qua, era lì in piedi, e mi domandò se poteva sedersi. Si mise a sedere sul mio letto. E prima di tutto, ecco, questo gesto che ho fatto, ho inventato due sere fa. Cioè ho fatto che, vedi, voi siete attenti, vedo che siete stati attenti, io so quando il pubblico è attento a un gesto. Voi avete visto questo, e qui ho in qualche modo visualizzato io e fatto visualizzare a voi Paolo che non esiste, l'amico che non c'è, ve l'ho fatto sedere sul mio letto. Questo gesto è servito per farlo sedere e per vedere lui seduto. Ecco. E mi è venuto in mente, vedo tante cose, mi è venuto in mente una commedia di tanti anni fa, è un film molto bello, con Jimmy Stewart, più americano, si chiamava Harvey, dove lui vedeva un coniglio che non c'era, lo vedeva solo lui, questo coniglio era più alto di lui, e lui lo vedeva, ti va bene questo, vedeva, e la gente in realtà alla fine pensava di essere loro pazzi di non vederlo, non lui che fosse pazzo a vederlo. Questo bellissimo, questo fatto di scambiare chi è più pazzo o meno pazzo, anche Bernard dice, ma io in fondo ero più pazzo di quanto la gente credesse che fosse pazzo lui, solo che oltre che pazzo io ero anche diventato tisico. L'unica differenza tra Paolo e me è che Paolo si è lasciato completamente dominare dalla sua pazzia, si è calato, se così si può dire, dalla sua pazzia. Io invece no, io non mi sono mai lasciato completamente dominare dalla mia pazzia, peraltro non meno grande della sua. Per tutta la vita ho sfruttato la mia pazzia, Bernard, l'ho dominata, al contrario di Paolo, non ha mai dominato la sua pazzia, io la mia pazzia l'ho sempre dominata. E può darsi che proprio per questo motivo la mia pazzia sia persino più pazza di quella di Paolo. Uno che domina la pazzia probabilmente è più pazzo di uno che la pazzia lo esibisce, la esibisce. Ecco, vi ho dato alcune strade dello spettacolo questa sera. In realtà devo anche, siccome stasera non ho tempo di ripassarmelo prima, lo ripasso, dura un'ora e cinque se la dico velocemente e un'ora e venticinque quando dura lo spettacolo in palcoscenico. Potrei anche darmi dei pezzi di soldi. Intanto io infatti lo sai benissimo, va bene, vai. No, perché nel libro c'è anche una cosa che tutti mi chiedono, è come faccio io ad avere la memoria. Che cosa succede, come imparo una parte a memoria, cos'è che faccio per allenarmi a memoria. L'altro giorno sono andato a Sarzana a fare il nipote di Wittgenstein una settimana fa, e siccome quest'estate ero andato al Festival della Mente di Sarzana, un festival molto importante, dove è stato presentato Sold Out il libro, e avevo intrattenuto la gente proprio su come io recitavo la parte a memoria, ma siccome
forse l'ho già raccontato qui in un altro incontro a Torino, forse prima di stasera. La memoria, parlo anche delle persone, voglio dire, che hanno una certa età, quando si è giovani è più facile assorbire, tenere, tutto quanto, è un fatto molto curioso, va molto esercitata, va molto stimolata, un muscolo, dicono, ma non è vero, ma comunque certamente per imparare il palcoscenico, una parte che dura 1 ora e 20, ininterrotta di parole, perché la persona, Elisabetta Piccolomini che recita con me, è una persona che non parla mai nello spettacolo, tossisce soltanto, come un omaggio di Patrick Ghinani, regista, nella messa in scena a alcune figure femminili del teatro di Bernard, che non parlano mai nel teatro, anche ad esempio di Bernard, la protagonista tossisce soltanto. Quindi sono tante cose che si possono leggere in questo spettacolo a vari livelli, chi conosce Bernard, chi non conosce Bernard, chi si appassiona alla storia. E insomma, la cosa della memoria è una... E io a memoria comincio molto prima, ho il privilegio di scegliere che cosa voglio fare, perché la compagnia è mia, devo fare una scelta che ogni anno deve essere quella giusta, perché poi questa scelta in realtà è la base di una in compagnia che si regge sulla mia forza, sulla mia vitalità, sul mio essere in vita anche in qualche modo, ma anche dopo di me. La mia compagnia continuerà perché ho degli allievi molto forti che mi stanno seguendo, che stanno crescendo vicino a me, e quindi la mia compagnia la consegnerò a loro. Comunque questa... quindi avendo la possibilità di studiare prima, parto molto prima con la memoria, prima di ancora del primo giorno di prove in cui si incontra il regista, in cui si cominciano a dare intonazioni, si comincia a dire, a sapere che distanza è il personaggio, dov'è, cosa fa. Io studio assolutamente le parole una dietro l'altra, cercando, e studio 3 righe al giorno, 3 righe. Me le scrivo, prendo il testo teatrale che devo imparare, mi scrivo 3 righe fino a quando me le ricordo a memoria, per cui le prime 3 righe. Nel 1987, nel Pedionero, nella Tura Berganer, una suora che vi svolgeva con solerzia, e li finisceva io. Secondo giorno devo ricordare quelle 3 righe e aggiungerne altre 3, per cui divido il testo in righe, no? E ogni settimana un numero di righe, fino a quando so scrivere tutto senza guardare il testo. E questo lo faccio fino a quando l'ho imparato a memoria. Quanto ci si impiega? 3 righe al giorno, mentre fate conto, una delle commedie, insomma, delle parti più lunghe nel teatro, il Misantropo, per quanto riguarda, sono 800 versi, no? Oppure Iago, ad esempio, nell'Otello, è un personaggio che parla molto, molto, quasi come Amleto, per cui ci si mette un 3 mesi, piano piano. Poi, quel momento in cui viene la cosa, lo sai, devi dire tutta senza guardare mai il libro, tranne qualcosa naturalmente. Poi c'è sempre 4-5 paroline che non ti vengono, quelle di maledette, magari delle cose banali, quello non ti viene. Per esempio, allora c'erano dei piccoli escamotage. Per esempio, qui c'era una cosa che non mi veniva, allora per ricordare quella parola ne devo ricordare un'altra, no? Che ha un'assonanza, per dire, quando sono in campagna, privo di ogni tipo di stimolo, il mio pensiero si atrofizza, perché tutta la mia mente si atrofizza. Ecco, non riuscivo a ricordare atrofizza, pensavo ai muscoli, devo ricordare invece qualcosa che, per ricordare atrofizza mi è venuto in mente di pensare alle trofie. E allora, mentre dico atrofizza, c'è nella mia immagine trofie. Però può succedere che in un momento di lag di memoria, nel momento in cui stai studiando, non ti viene neanche trofie. Per cui, se non ti viene trofie, non ti viene atrofizza.
quindi sei. Allora, e quando voi vi sentirete dire in palcoscenico atrofizza, pensate a questa immagine. E non vedendomi troppi, adesso c'è un escamotage, penso al pesto. Troffie, atrofizza, per cui nel momento che l'attore, il grande attore in palcoscenico, dice atrofizza, state pensando che lui c'ha in mente le troffie al pesto che arrivano a portare atrofizza, questo è un meccanismo della memoria. No, e allora questi meccanismi, quando questi meccanismi sono superati, quando queste parole sono incamerate, quando tutto viene sull'automatico, si va, non si va in scena, si comincia, si stanno le parti. A quel punto, siccome mi piace in palcoscenico avere l'impressione che mi sforzo, nel senso che faccio una fatica, che non è semplice, ma che parlo, e quindi ho, come sto parlando con voi, non sto sudando, no? E anche in palcoscenico mi piace che lo sforzo sia fisico, ma non dentro quella parte lì che sto facendo. Per cui, quando la so, corro, adesso cammino velocemente, un po' corro anche, tutto quanto così, e mentre dico la parte, correndo, io dico tutte le mie battute di fila, senza aspettare la parte dell'altro. Io posso dire tutte le mie battute di fila di un testo, anche con gli altri personaggi, tutte di fila, e conosco anche la fine della loro battuta. Perché? Perché tutto questo in realtà ti dà la possibilità, il diaframma, questo muscolo in realtà che correndo, se tu riesci a dire correndo le stesse battute, correndo, quando poi sei fermo in palcoscenico, sei seduto, le dici in maniera molto più spedita. E siccome una delle difficoltà poi negli ultimi tempi, poi nell'ultima fase della costruzione di un ruolo, è anche la dizione, quello che i giovani oggi hanno meno, quindi ti fa sentire la sillaba finale, in modo che, perché la nostra lingua in realtà si diventa la sillaba finale, non si sente bene finali, per fare tutto questo, per l'articolazione, che è molto importante, no? Allora corro con una, negli ultimi giorni, con una matita tra i denti, stringendo tra i denti la matita e cercando di farmi capire anche senza muovere i denti, in modo che poi quando la matita non c'è più, la frase viene fuori bella, tranquilla, così da poter godere. Quindi se un giorno in un parco cittadino mi si troverà con una matita in bocca, morto, sappiate che non è un delitto tremendo, è irrisolvibile, ma è soltanto così di fare la parte in quella maniera. Com'è particolare la presenza di Elisabetta Piccolomini, che è davvero una presenza muta ma molto, in realtà molto eloquente. Ecco, dal punto di vista della vostra, la costruzione della vostra relazione scenica, che cosa... Nel romanzo non c'era la donna. Patrick Guinan, regista, quando andò a trovare Bernard a Altdorf, la casa di campagna di Thomas Bernard. Thomas Bernard è un autore molto importante,
che è un autore che in Austria oggi è un mito, dopo la morte, è morto nell'86, questo romanzo l'ha scritto nell'81, 84. Tanto che all'inizio io, per storicizzarlo, dico circa 13 anni fa, nel 1967, lo dico, pochi se ne accorgono, ma comunque lo dico perché per mettere in pace me, e quando l'ho fatto la prima volta questo lavoro, Werner era morto da poco, quindi la voce di Werner era più o meno presente, nel senso che adesso non sono Werner, avrei 110 anni per essere Werner, quindi lo storicizzo, lo piazzo negli anni 80. Vabbè. Comunque, questa donna, il romanzo non c'è, quando lui è andato a incontrare Werner, Patrick ha visto che c'era una donna, me ne ha parlato recentemente anche, si sa tutto di questa donna, non era un'amica, non era un'amante di Werner, è una devota dell'autore, e stava in casa e faceva, non che facesse dei lavori di casa, ma era sempre era presente, e questo dà modo teatralmente di parlare con qualcuno e di essere quindi una possibilità di dire le parole raccontando a lei, e poi racconto al pubblico, racconterei poi al pubblico. E quindi è un personaggio che mi aiuta a cambiarmi, nel senso che non è che mi devo cambiare, ma durante lo spettacolo cambio, perché dall'opera, dai fasti dell'opera in cui racconta che Werner, racconta il Paul, al frac, passo poi alla campagna, questo dualismo tra campagna e città che c'è, detesto l'amicizia, io conosco l'amicizia alle campagne, la fuggo non appena è possibile, pur di avere il privilegio di vivere in una grande città, che è la cosa di Werner, no? Che però io vivo in campagna, però diceva come sono in campagna, naturalmente ho voglio andare a Vienna, perché dice la mente si satolla a Vienna in un tempo più breve di quello che occorre per svuotarsi in città, no? In qualche modo. Cioè in città la mente si svuota completamente. Per cui questa donna è molto importante, era costruita così, la vista lì da Bernard, e mi ha immaginato che è bella. Come ad esempio, non so se si è accorta, all'inizio c'è una specie di tarlo nel parquet che tira fuori dalla segatura, e Patrick Guinard, il regista, aveva notato che Bernard era molto inquieto di questo tarlo. In realtà lo perturbava, c'è un romanzo suo, si chiama Perturbamento, uscito all'inizio. E per cui questo perturbamento che lui vede in questo tarlo, che viene poi due volte, è la cosa che gli dà l'avvio per dire nel 1967, nel padiglione Hermann dell'Altura Paul Garner, una suora che mi svolgeva consulenza impraticabile il suo lavoro di infermiera, mi mise sul letto Perturbamento, quella cosa lì, il libro, e va avanti, no? Questa donna è molto importante. C'è un'altra cosa, non so se ieri sera si è notato, io l'ho sentito un po' poco. Quando c'è un momento in cui ha fatto degli episodi il racconto, no? E c'è un momento in cui parla di una ricerca di un giornale, la Neue Zürcher Zeitung, che non si trova a Salisburgo, poi non si trova nemmeno là, non si trova nemmeno lì, per cui ce l'ha contro l'Austria, questo paese arretrato, tronfio, grossolano, e dove non si riesce neanche a trovare un giornale letterario nel cosiddetta a Salisburgo, la cosiddetta città del Festival Mondiale, perché Bernard era uno sempre molto arrabbiato con l'establishment, la borghesia nazista, secondo lui, di austriaca, che non aveva torto, poi tutto sommato, visto cosa è successo poi negli anni successivi alla cosa. Io ho fatto un altro lavoro di Thomas Werner, che era prima della pensione, con Valeria Morricone e Milena Vukotic, e mi ero anche avuto in mente di riprenderlo, ma comunque, che è molto bello anche quello lì, sempre su questa cosa di un nazismo nascosto, che è stato a pelle dell'establishment, no? Quando vedi un signore, quell'età lì, cioè negli anni 81, che avesse 60 anni, ti viene in mente che prima, quando aveva 20 anni, era probabilmente dentro la Wehrmacht, come minimo, quelle cose lì, come succede anche a noi, voglio dire, in qualche modo, no? Per cui in maniera molto più drammatica e violenta, per cui è sempre stato un arrabbiato, queste rabbie improvvise sul nulla, anche sul poco,
su quello apparentemente poco, come la ricerca di un giornale che non si trova, gli fa scattare questo paese così arretrato, tronfio, grossolano e per di più afflitto da disgustosa megalomania. Dovremmo sempre fermarci solamente in posti dove uno possa almeno trovare la Neue Zürcher Zeitung. Questo è bellissimo. E naturalmente è anche molto spiritoso, sottile. In Inghilterra, che sono abituati alla parola in palcoscenico, soprattutto, e lui, Bernard, è stupendo quando fotografa il pubblico, fotografa gli attori, i cosiddetti beniamini del pubblico, che voltano le spalle all'autore e alla sua pièce, parlo di quelli del Pool Theater, no? Poi dopo le sue pièce sono tutte state fatte al Pool Theater, voltano immediatamente le spalle all'autore e alla sua pièce, non appena si rendono conto che il pubblico non è entusiasta di ciò che ha visto e di ciò che ha udito subito dopo che è stato fatto il sipario, che fa un ritratto in realtà di una sindrome tipica dell'attore che vuole piacere. L'attore vuole piacere e l'attore, se sente che la commedia che è scritta da Werner, se l'attore, i cosiddetti beniamini del pubblico che stanno per decenni al Pool Theater, per cui ci rimangono addirittura fino alla morte, no? Se il pubblico non è già entusiasta di ciò che ha visto e di ciò che ha udito subito dopo che si è alzato il sipario, cioè il pubblico deve essere catturato, deve capire tutto, ma perché? Quindi dice bene, ma perché il pubblico deve capire tutto? Il pubblico deve andare a casa anche con delle cose che non ha capito, perché capire e comunicare è importante, banalizzare no. Analizzare no, capire è importante. Infatti, quando parla dell'amicizia, dice l'unico individuo in vita mia con cui sia riuscito ad avere una conversazione come si deve, un tema in comune, non importa di che natura o arduo finché si vuole, che ho potuto sviluppare. Da quanto tempo ormai mi mancano i nostri discorsi, quella sua capacità di ascoltare, di capire e nello stesso tempo di registrare, pensavo. Queste tre funzioni del cervello, di capire, di ascoltare, di capire e di registrare dentro, è un processo assolutamente che scavalca la pigrizia mentale. E tutti, Ronconi diceva nella sua autobiografia, che è uscita bellissima, uscita prima della mia, pochi mesi prima, diceva che lo spettatore in realtà non può capire tutto e non deve neanche capire tutto, parlando naturalmente di opere, altrimenti se noi stiamo a livello di come la massa dello spettatore deve capire e deve dare del consenso, ebbene, allora stiamo un gradino sotto, non che il pubblico sia un gradino sotto, è che tra il pubblico per forza il pubblico è talmente stratificato, ci sono chi ha studiato, chi non ha studiato, chi va a teatro, chi non va a teatro, chi va a teatro per certe ragioni, chi va a teatro per altre. È chiaro, è una massa di 1000 persone che hanno una certa differenza, no? Normale, no? Non guardiamo singolarmente una persona. A me personalmente, io recito sempre per una persona. Cioè, io una volta, quando vedevo che mancavano dei posti, che la sala non era piena, recitavo male, mi arrabbiavo. E quindi penalizzavo quelli che erano venuti, invece di penalizzare quelli che non erano venuti. Mi scagliavo contro quelli venuti recitando male quella sera, perché non erano venuti gli altri. E che ho capito più tardi che era sbagliato. Per cui io penso sempre che in sala ci sia una persona che capisce e che sa. E io ero riuscito per quella persona. Ed è una battuta di Servo di Scena che nel momento in cui l'attore, che era Gianni Santuccio, non voleva andare in scena perché era stufo della vita e non aveva andare in scena, il suo servo di scena gli diceva, un amico mi ha detto che io recito sempre per una sola persona in sala.
che capisce e sa, e c'è sempre una persona in sala che capisce e che sa, e io recito per quella persona. Questa battuta l'ho fatta mia, è un mio credo, voglio dire, perché so che c'è una persona, non che io recito in maniera che deve essere estremamente intelligente o sensibile per accogliere, ma so che tutti i miei sforzi in realtà li concentro e mi concentro quella sera, mi do una ragione di essere un palcoscenico alle 9 di ogni sera, perché essere un palcoscenico, come dico qui, credo che sia, ecco, andiamo qui, la prima cosa che mi viene da pensare quando sto per entrare in scena è che anche quella sera mi capiterà di dire cose importanti, profonde, a volte spiritose, a volte drammatiche, raramente banali, e questo è un privilegio enorme. Sottrarre 2 ore del nostro tempo all'ovvietà delle parole quotidiane per dire parole scritte da altri è una cosa impagabile. Che ladro è l'attore, e nello stesso tempo che benefattore. Questa è una mia frase che sta in una cosa, ed è vero in realtà, perché andare in palcoscenico invece di fare un altro mestiere, è il privilegio di dire tutte le sere le parole di Bernard, di Ibsen, di Shakespeare, di Pirandello, e nello stesso tempo tu ti nutri di queste parole, sei un ladro di queste parole, ma nello stesso tempo tu sei uno che dà al pubblico delle cose attraverso le parole, sei quello che trasmette, sei l'attore che agisce proprio in questo senso, ha capito un testo, pensa di averlo capito perlomeno, e noi cerchiamo al massimo di fare lo sforzo per averlo capito, per poi ritrasmetterlo al pubblico, che è la funzione civile, quando dicevo prima che non è che si debba recitare bene o male, meno standard più o meno è buono, ma è recitare giusto, cioè di non ingannare il pubblico. Questa sera io vi faccio sentire Bernard e vi faccio conoscere, secondo le mie modeste possibilità, modeste neanche tanto, vi faccio capire Bernard, e stasera andate a casa con una cognizione in più. In questo caso ho fatto qualcosa di utile allo spettatore, civilmente ho fatto qualcosa di utile. Credo che la mia funzione in palcoscenico sia quella, non più di esibirmi, ormai non ho più bisogno, ma di fare qualcosa di utile, e in questo senso mi ripaga, mi sono ripagato degli sforzi che faccio con la mia compagnia, e te ne invito a una compagnia privata, nonostante il ministero ti riconosce i numeri e non la qualità.